Martina, Chiara, Camilla, volevo spiegarvi la ragione di questa sorpresa, perché l'arcivescovo si è fermato a casa nostra oggi. Eravamo in macchina, tornavamo da un viaggio e io ho lanciato la proposta che siccome si avvicina la festa della mamma, lui avrebbe potuto fare una piccola sosta a casa nostra per farci un regalo e darci il suo pensiero proprio in previsione di questa festa. Quella volta le bambine ebbero il permesso di visitare i sogni della mamma. La mamma fa dei sogni, però non se li ricorda neanche lei, perché si sa, al mattino c'ha tante altre cose da pensare, poi forse la vita di casa è addirittura più bella dei sogni, quindi la mamma non se le ricorda. Però quella notte, in ogni caso, le bambine ebbero il permesso di visitare i sogni della mamma, quindi sono entrati sognando, si capisce, in questi sogni e hanno visto la mamma e il papà che facevano una passeggiata e sono arrivati a un castello enorme, con tutte le torri, con tutte le finestre, con tutti i merletti, con tutte il ponte levatoio, un castello, e intanto si faceva buio. Allora ecco che sono entrati, castello con tutti i corridoi, con tutte le porte, con tutti i passaggi, e a un certo punto arrivano di fronte a una porta e dentro si sente un rumore, una specie di festa, insomma, e il papà è un po' intimorito. Allora la mamma lo prende per mano e dice: no, vieni, guarda che la porta è socchiusa. Quindi apre la porta. Loro temevano che ci fosse il fantasma birbone che ti mette a terra con uno spintone, e invece aprono e compare la Letizia, una bambina che sorride, una bambina che dappertutto semina sorrisi. Ecco, hanno incontrato la Letizia. E allora dopo sono andati avanti, a un certo punto arrivano in un posto dove si incrociano decine di corridoi, tutte strade, piccoli passaggi, sembrava un labirinto. E allora ecco che la mamma ha paura, dice: ma qual è la strada giusta? Magari di lì possiamo andare, ma forse lì c'è il fantasma dragone che ti avvelena col suo dentone. Allora, no, forse di là c'è il fantasma burlone che ti butta a terra con uno spintone. O forse c'è il fantasma golosone che ti mangia in un boccone. Quindi tutte le strade sembravano... Allora il papà ha preso per mano la mamma e, andando avanti, e a un certo punto appare Sofia. Sofia è la bambina che conosce ogni via e quindi che la guida attraverso il labirinto, e così che arrivano fino alla fine del labirinto. Ma ecco che lì c'è una scala che sale, che neanche si vede dove bisogna arrivare, ma sopra c'è certamente la stanza del grande tesoro. Però la mamma e il papà cominciano a salire questi gradini, e poi ogni tanto compare, forse si sente il rumore, forse c'è qualche fantasma, per esempio il fantasma brontolone che ti sta sempre sul groppone, oppure ecco, forse c'è anche qualcun altro, ecco, forse c'è anche qualche altro fantasma. E poi la scala, i gradini, tutti rotti, fatica, pericolo. Però ecco cosa, come faranno ad arrivare fino in alto? Si prendono per mano e si incoraggiano a vicenda, e a un certo punto appare Costanza,
Costanza è la bambina che affronta le fatiche, che è capace di resistere, e quando appare costanza, ecco che la strada diventa più facile, la scala, invece che far fatica, diventa come una scala mobile che ti porta su, e quindi arrivano, e mentre stanno per entrare nella casa, nella stanza del tesoro, la mamma si sveglia e le bambine sentono che la mamma li chiama e dice: su pigrone, venite a far colazione. E intanto che si siedono a tavola, ecco che la mamma riconosce proprio quelle bambine che ha visto nel segno: la Letizia, la Sofia e la Costanza, e ha capito com'è il segreto della felicità in una famiglia: se c'è la gioia, se c'è la sapienza, se c'è la resistenza. E così la mamma ha detto: che bello avere qui queste bambine che mi insegnano a vivere. E le bambine, siccome è la festa della mamma, gli hanno detto: auguri mamma, siamo qui perché noi possiamo darti la gioia, noi possiamo insegnarti la via, noi possiamo sostenerti con la costanza. Auguri mamma. Ecco, questa è la festa della mamma che vogliamo celebrare. Siamo capitati qui per caso, però insomma ho trovato delle bambine che assomigliano, una forse assomiglia a Letizia, quell'altra a Sofia, quell'altra a Costanza, però nessuno di noi sa bene chi sono. Bene, ecco perché siamo venuti qui, per fare gli auguri alla mamma e a tutte le mamme, e augurare a tutte che abbiano in casa il segreto della felicità, cioè la presenza della gioia, cioè la presenza della sapienza, cioè la forza della resistenza. Auguri mamma. Una bella storia ho contato, no? Storia. Caro Arcivescovo, visto che sei qui, possiamo dire una preghiera tutti insieme? Sì, certo, volentieri. Allora diciamo un'Ave Maria perché la mamma di tutti possa aiutare tutte le mamme, quelle che sono contente, quelle che stanno bene di salute, però anche tutte quelle che insomma hanno qualche pena o qualche problema di salute. Ecco, che Maria aiuti tutti. Oggi festa della mamma, siano contente tutte le mamme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. Vi accompagni sempre con la sua grazia, vi ricolmi sempre della sua gioia e vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.